settimana sono felicissima di potervi introdurre la mia città. Finalmente vi parlerò della mia Torino. Allora, vi porto in un tour virtuale magico. Da qualsiasi parte voi partiate, arriverete sicuramente in una stazione, che è la stazione di Porta Nuova, in pieno centro della città. Magari ci sarò io ad aspettarvi, chi può dirlo? Sono proprio un cicerone bravissimo per raccontarvi la mia Torino. Allora, partiamo dalla prima piazza che incontrerete scendendo dal treno. Subito di fronte a Porta Nuova c'è Piazza Carlo Felice. Da Piazza Carlo Felice si parte e ci si incammina verso Via Roma. Via Roma è famosa per i suoi portici, dei portici molto molto utili quando il tempo non è bello, quando piove, ma soprattutto per i suoi negozi molto molto belli, le boutique delle grandi firme, fino ad arrivare in Piazza San Carlo. Piazza San Carlo è una piazza storica bellissima, definita il salotto di Torino. Qui troverete due chiese gemelle con qualche differenza, che sono la chiesa di Santa Cristina a sinistra e quella a destra la chiesa di San Carlo, fino ad arrivare poi alla statua centrale di Emanuele Filiberto di Savoia. Sotto i portici, se desiderate un caffè, c'è il famoso bar storico, il Caffè Torino. Qui ragazzi non potete non passare con i piedi sopra il toro che troverete a terra raffigurato davanti alla porta del bar, perché la leggenda racconta che porti fortuna, quindi quello bisogna farlo per forza, noi ci crediamo. Quindi caffettino al Caffè Torino e arriviamo alla Galleria di San Federico, una galleria molto bella, a me piace tanto, secondo me è veramente affascinante, con negozi di gioielli antichi, argenti, orologi, non solo, con queste diciamo ampie vetrate dove filtra la luce e dove comunque puoi vivere un'atmosfera magica. Dopodiché ci troviamo, arriviamo in Via Accademia delle Scienze e arriveremo al Museo Egizio, uno dei musei più importanti d'Europa, quindi reperti storici ovviamente del periodo egizio. È un museo che richiede comunque del tempo, perciò non si può vedere così in fretta e furia, ma comunque bisogna dedicare una parte della propria giornata a visitarlo. Lo consiglio perché non è da perdere assolutamente. Questo si trova in un palazzo barocco. Proseguiamo e ci troviamo in Piazza Castello, che è proprio il cuore della vita aristocratica del Regno Sabaudo. Qui troveremo numerosi storici edifici, intravediamo la cupola realizzata sul progetto del famoso architetto Guarino Guarini, della Cappella della Sacra Sindone del Duomo di Torino. Poi partiamo per Via Po, una via molto molto lunga, anche questa con i portici, quindi anche questa perfetta per il riparo dalla pioggia. Arriviamo, giriamo in via Montebello e arriviamo da lei, la Mole Antonelliana, così alta. Lei mi supera, forse l'unica al mondo a superarmi. Opera dell'architetto Alessandro Antonelli. Troveremo al suo interno il Museo Nazionale del Cinema, ok? Importante, famoso, ve lo consiglio. Poi si può salire sull'ascensore panoramico fino ad arrivare ad raggiungere una terrazza panoramica molto molto bella, dove si può ammirare Torino da un'altezza di 85 metri. Rientriamo in via Po. Arriviamo in Piazza Carignano, una affascinante piazza, contornata anche qui da edifici storici, dal famoso Teatro Carignano. Volete un gelatino? Vi consiglio la gelateria Fiorio, ok? Per poi proseguire verso la bellissima piazza Vittorio Veneto. Allora, da qui si attraversa il ponte Vittorio Emanuele II e si incontra la bellissima Gran Madre, una chiesa molto imponente di Torino, realizzata nella prima metà dell'Ottocento. Se vogliamo poi addentrarci in un attimo pieno di natura, arriviamo al Parco del Valentino, quindi ci allontaniamo dal frastuono cittadino, dal traffico, dalle mille voci, ed entriamo in un'oasi di pace. Qui potete fare delle grandi camminate, picnic, un po' di sport, ammirare il borgo medievale e soprattutto respirare un'aria sicuramente buona e rilassante. Andiamo e ci spostiamo un po' in Piazza della Consolata, dove c'è un altro famoso caffè di Torino, Albicerina, dove dovete provare assolutamente questo Albicerina, che consiste in una bevanda tradizionale composta da caffè, cioccolato e crema di latte. E poi come non acquistare i famosi cioccolatini torinesi, i gianduiotti?
anche se, cioè, potrei anche non sforzarmi a parlare in piemontese perché comunque la cadenza c'è. I famosi gianduiotti, ecco, la forma particolare è una forma a barca rovesciata. Adesso vi racconto perché. Barca rovesciata inventata da Caffarel, conosciuta dai torinesi durante il carnevale del 1865, quando la maschera famosa torinese gianduia regalò ai passanti per le vie della città i famosi gianduiotti, che sicuramente conoscerete. Allora, arriviamo in una zona di Torino che è stata rivalutata nel tempo molto bella, che rappresenta quasi un borgo a sé, che è il Quadrilatero Romano. Arriviamo poi a Porta Palazzo, che invece è il mercato all'aperto più grande d'Europa. Qui troverete di tutto: frutta, verdura, fiori, abbigliamento. È veramente un mercato caratteristico, voci, suoni e colori. Ciao ragazzi, alla prossima lezione con un'altra città italiana.